Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sul sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina per raccontarvi la storia di Don Moreno Paci, un prete sacerdote che oggi non c'è più e che comunque ha voluto raccontare la sua storia a Leonardo Bruni, che ha raccolto una serie di testimonianze di tutti coloro che vivono a Prato e vivevano a Prato e che venivano qui a San Giovanni Rotondo. 1950, lui aveva un anno, Moreno. Si trovava seduto su un gradino con la mamma, il gradino di casa, quando si trovarono dinanzi una pagina di giornale. Lui racconta proprio così. Il vento portò questo giornale davanti a casa, lo raccolse, vide la foto, una foto particolare, era quella di un frate, Padre Pio, accompagnata da un breve articolo su di lui che benediceva, implorava guarigioni spirituali e fisiche. Ormai molte persone con le più svariate necessità si recavano a San Giovanni Rotondo, questo raccontava questo articolo. Allora la mamma subito venne questo desiderio di incontrare questo frate di San Giovanni Rotondo. E 3 anni più tardi, quindi all'età di 4 anni, insieme al piccolo Moreno, andarono a San Giovanni Rotondo. Lui racconta: i miei genitori si recarono a San Giovanni Rotondo, ma mia mamma sola andò in chiesa con un bigliettino sperando di poterlo consegnare a Padre Pio. La chiesa era deserta. Mia madre vide Pietruccio, un fedelissimo di Padre Pio, un figlio spirituale, Pietruccio era non vedente, lo pregò se poteva di recapitare proprio quel biglietto a Padre Pio. Allora Pietruccio disse che non avrebbe potuto, ma per obbedienza avrebbe tentato. Solo lui, del resto, aveva anche accesso al corridoio della clausura dei frati. E così Padre Pio, riconoscendo l'incedere familiare, esce dalla sua cella. Prima che Pietruccio gli parli della mamma, racconta Don Moreno, e del suo desiderio, prima ancora di avere quel biglietto fra le mani, dice: lo so, tu vuoi parlarmi di quella signora di Pistoia? E poi ripete di nuovo: Pistoia, Pistoia, lo ripeté per ben 3 volte. E mentre pronunciava per la terza volta questa parola, Pistoia, Pietruccio, racconta Don Moreno, sentiva tremare con forza lo stipite della porta a cui lui era appoggiato. Poi Padre Pio lesse questo bigliettino che terminava con una richiesta della benedizione per la famiglia e per il piccolo Moreno. Quando lesse il mio nome, scrive Don Moreno in questa testimonianza, si fermò un attimo ed esclamò: ma questo è un prete. Poi entrarono nella cella e in un bigliettino scrisse: per mia mamma, non cesserò di importunare il suo divin cuore affinché vi conceda i suoi celesti favori, Padre Pio. Questo era il bigliettino che riconsegnò a Pietruccio. Mia mamma, scrive Don Moreno attraverso le pagine di Leonardo Bruni, mia mamma è stata sensibile, intelligente, e questo episodio, lo racconta Don Moreno, non me lo ha mai rivelato, lo ha rivelato soltanto al 30° anniversario della mia ordinazione sacerdotale. È ovvio, scrive Leonardo Bruni attraverso la testimonianza di Don Moreno, è ovvio che mi ha fatto un piacere immenso. Essendo al corrente della cosa, posso affermare che la mia è stata una scelta totalmente libera da qualsiasi condizionamento e oggi ringrazio il Signore perché anche nelle difficoltà fa di me un uomo felice, un uomo realizzato. Quanto sono vere le sue parole. Ho alzato più volte in alto la mia mano nel silenzio della notte, nel ritiro della mia celletta, benedicendovi tutti. E quella mano, scrive Leonardo attraverso la testimonianza di Don Moreno, alzata, si è fatta sentire più volte nella mia vita di sacerdote.